Buonasera. Nel Consiglio Comunale di questa sera è all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2012 di SGP, dopo che ieri in Commissione le opposizioni e qualche membro della maggioranza hanno espresso perplessità. Dalla conferenza dei dirigenti è arrivato il parere favorevole e l'invito a votare il bilancio corretto sotto il punto di vista contabile chiaro che il voto sul consuntivo SGP 2012 è un voto che deve prendere atto semplicemente di una perdita. Eh, non è vero che un bilancio non viene bocciato se c'è una perdita. Molte società le fanno purtroppo, bisogna capire quali siano le ragioni di questa perdita, comprendere chi siano i responsabili di questa perdita e agire di conseguenza. Detto questo, il bilancio eh, deve essere approvato perché approvando il bilancio di SGP la società può andare avanti e può andare avanti anche l'amministrazione. Bocciando il bilancio di SGP si compie un atto irresponsabile. Il PD ha chiesto a più riprese di votare questo bilancio, credo che voteranno contro e in questo dimostrano quello che sono. Siamo vicini alla data del 30 di novembre. Lei ha ricordato nella commissione di venerdì che quella data non è però così tassativa, quindi il bilancio del comune probabilmente verrà approvato in dicembre bilancio del Comune per uno strano regolamento che ci impone 21 giorni liberi dalla comunicazione degli atti alla votazione dovrà andare al 10 dicembre, a meno che non ci sia l'accordo di tutti i gruppi consigliari per votarlo prima. È ovvio che anche in questo caso qualcuno dirà che non si può votare prima, è ovvio che qualcuno farà le barricate, è ovvio che qualcuno ci manderà a dicembre. Qualcuno dice che è il gioco della politica, a me sembra il gioco degli irresponsabili, però eh, se dobbiamo votare a dicembre lo voteremo a dicembre un membro della maggioranza del gruppo del PDL che eh, ha più volte espresso la sua contrarietà ad alcune scelte su SGP da parte del sindaco e della giunta. Anche questa sera lei ha espresso alcune perplessità riguardo questo bilancio 2012 e soprattutto una contrarietà alla decisione dei dirigenti di rimettere le responsabilità al Consiglio. Sì, perché sono emersi dei documenti eh, dei quali non eravamo mai stati informati, eh, dal quale si evince che già eh, nell'anno 2012 erano state fatte delle proposte esattamente in linea con quelle che eh, chiedevamo noi. Erano state fatte delle proposte da parte del collegio sindacale, che poi si è dimesso a ottobre del 2012, di riduzione dei costi e di eh, economie che avrebbero portato sicuramente in equilibrio la società. Il tema cos'è? Che oggi si cerca di spostare sul Consiglio Comunale una responsabilità che invece hanno altri soggetti. Ci sono eh, delle posizioni che erano deputate al controllo di quello che avveniva. Noi nell'anno eh, 2012, nel mese di aprile, abbiamo approvato un bilancio preventivo di SGP eh, in pareggio. Poi alla fine dell'anno c'è stata una perdita di 4.400.000 euro. Questa a chi deve essere imputata? Sicuramente a un amministratore unico che amministrava la società, a chi doveva fare il controllo analogo e quindi all'interno del Comune una posizione apicale che doveva fare il controllo analogo e al vertice politico che è l'assessore al bilancio che in quel momento era il sindaco. Quindi queste tre persone, questi tre soggetti devono rispondere. La conferenza dei dirigenti ha espresso anch'essa delle perplessità e ha detto di non aver avuto i tempi in questo momento qua di verificare chi sono gli effettivi responsabili di questo chiamiamolo dissesto. Eh, io penso che eh, se fosse stato condotto correttamente il controllo analogo come ci era stato promesso e come ci era stato eh, tante volte eh, comunicato eh, non saremmo giunti a questo punto. I dirigenti, in particolar modo il vice segretario Manila Baschieri ha ricordato questa sera come sarebbe utile approvare questo bilancio e anche corretto perché... Il Consiglio stesso ha approvato un, una delibera alla Giunta per valutare un piano di rilancio della società. Sì, io però ripeto, se non ricordo male, eh, il controllo analogo eh, nel periodo dell'anno 2012 competeva al direttore generale. Il direttore generale ancora oggi non si è mai presentato nelle numerose commissioni bilancio che abbiamo fatto a dare spiegazioni di quello che è avvenuto. Io penso che questa sia eh, comunque una grave responsabilità, se non tecnica, almeno dal punto di vista eh, della correttezza eh, istituzionale, visto che la commissione è un organo istituzionale e più volte l'ha invitato a venirci a fornire chiarimenti per permetterci di fare quello che è il nostro compito, approvare o non approvare un bilancio. Noi non possiamo approvare eh, un bilancio se non sappiamo esattamente che cosa contiene o che cosa eh, ha portato a determinarlo. Un bilancio che se è corretto nella forma e nelle normative per voi va bene, però comunque non ha escluso che dietro ci siano delle responsabilità, responsabilità probabilmente anche della vostra stessa maggioranza. Sì, beh, è sicuro che se la società si è trovata a perdere 4 milioni di euro Qualche responsabilità ci deve essere. Qualcuno che evidentemente non ha seguito quelle che hanno delle direttive che anche noi abbiamo proposto, ehm, di riduzione della spesa, di rimodulazione delle entrate di SGP e mh, altre tipologie di, di, di proposte, come anche quella di alienare. E gli immobili in possesso della società, eh, riportare in comune quelli che invece devono essere di natura pubblica, così come anche andare ad incidere sul personale, eh, oltre a rivedere il credito che il comune ha con SGP, dandogli un'impostazione contabile eh, in forma creditoria, visto che oggi resta questo buco di fatto anche tra comune ed SGP, ma che da quello che so dovrebbe essere risolto. Comunque c'erano diverse iniziative da fare, queste non sono state fatte. Noi è tanto che parliamo di SGP anche in Consiglio Comunale, quando ancora il PD non ne aveva fatto il proprio cavallo di battaglia, anche perché probabilmente hanno la responsabilità della paternità di questa società. Loro all'inizio non ne parlavano, ne parlavo io, qualche volta mi hanno detto che deliravo nei miei interventi, però quando dicevo che era il problema numero uno di Sassuolo, mi dicevano che io invece che pensare ai problemi sociali pensavo ai numeri, e invece ad oggi pare che tutti riconoscono che questa società è il problema numero uno. Noi adesso dovremo andare a valutare quello che è un bilancio chiuso al 31-12-2012, qualcosa che certifica quello che è avvenuto in quell'anno. Se il bilancio, come hanno definito poi i dirigenti nel loro documento, è contabilmente, normativamente corretto e vi ritirano i dati rappresentati, valuteremo quel documento, evitando magari di prendere in considerazione quelle che sono tutti i retroscena che stanno dietro al documento. Perché su quello bisogna fare un'analisi alternativa, ovviamente. Bisogna andare a approfondire di chi è la responsabilità, se dell'amministratore, se della, della politica, quindi del, della giunta o del sindaco, e capire un attimino perché non ci si è mossi in anticipo. I dirigenti chiedono al Consiglio di votare il bilancio 2012 perché lo ritengono immutabile e sostanzialmente corretto, ma l'opposizione e forse anche qualche membro della maggioranza ha espresso alcune perplessità dirigenti, dando pareri favorevole per l'aspetto contabile, eh, auspicano l'approvazione del consuntivo di SGP che è il primo passo per capire che cosa si fa dopo di SGP. Quello che noi contestiamo fortemente è che una serie di documentazioni tra l'altro molto interessante e mi riferisco sia ai verbali delle conferenze dei dirigenti che ultimamente si riunivano un giorno sì e l'altro pure, ma anche i verbali del collegio sindacale di SGP e del collegio dei revisori del comune, verbali dove si trovano delle cose molto interessanti, dove si capisce bene di chi è la responsabilità, si capisce bene che non è stato fatto un controllo analogo tra bilancio del comune ed SGP, cosa che noi ormai denunciamo da due anni, perché non ci si può presentare col bilancio del comune a posto e una situazione economica/finanziaria di SGP, che giusto soltanto da pochi mesi sappiamo di essere con una perdita per il solo esercizio 2012 di 4 milioni e 400 mila euro. Identificato dalla polizia municipale è il giovane che nei giorni scorsi aveva imbrattato alcuni muri del centro con la scritta Pulse. Si tratta di un 22enne che avrebbe fatto le scritte per far colpo nei confronti della fidanzata. La vicenda si è conclusa bonariamente. Il ragazzo ha ripulito le pareti e ha chiesto scusa. Il comune sta cercando sponsor per finanziare il prosieguo del noleggio di un pulmino per disabili in dotazione all'Anfas. Questa mattina, in una conferenza stampa, i responsabili dell'associazione e l'azienda noleggiatrice hanno preso accordi in attesa che si trovi un nuovo sponsor, dopo la scadenza del precedente contratto. Passiamo allo sport. Il Sassuolo Calcio si avvicina alla gara di domenica contro l'Atalanta, ripresa a ranghi completi con l'esclusione dei nazionali. Domani due sedute di allenamento. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.